I gravi ritardi nella progettazione delle scuole rischiano di far perdere i fondi stanziati negli anni scorsi per la messa in sicurezza degli istituti superiori nella città di Penne. A denunciare la carenza da parte della provincia di Pescara su questo tema, il gruppo PD in consiglio regionale, unitamente agli esponenti del centro-sinistra Vestino. Il rischio che sta per materializzarsi è la perdita di 2 milioni e mezzo di euro finanziati da delibera CIPE per l'adeguamento sismico dell'Istituto Mario De Fiori e di 2 milioni e 100 fondi terremoto 2016 per il Palazzo d'Esterlik, che l'Istituto Marconi. Entrambi i lavori erano stati finanziati nel piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020. A distanza di un anno e quando siamo prossimi alla scadenza, che ormai sarà il 28 di febbraio del 2020, la provincia di Pescara non ha ancora bandito la gara per la progettazione. Questi due istituti sono stati finanziati nel corso degli anni, 2 milioni e 500 mila euro per il lotto B del Mario De Fiori, 2 milioni e 100 mila euro per il d'Esterlik. Parliamo invece adesso di fondi per la progettazione che dovevano partire e a distanza di un anno non sono partiti. Ormai la scadenza è veramente prossima. Naturalmente per poter andare avanti serve una parte di cofinanziamento, e cioè la provincia di Pescara deve recuperare circa 100 mila euro, 90 mila e qualche cosa, per cofinanziare, diciamo, questa pubblicazione del bando. Se non lo farà entro il 28 di febbraio, avremo perso soldi e soprattutto il tempo per le scuole. Non essere pronta significa dover adesso reperire tutta la somma, anziché soltanto la somma del cofinanziamento, far ripartire tutto e quindi aspettare mesi, forse ci vorrà un anno per la progettazione e poi ancora ci vorranno 6 mesi per i bandi dei lavori, e quindi significa che stiamo parlando, poi naturalmente ci vuole il tempo per eseguire questi lavori, quindi stiamo parlando di scuole che probabilmente tra 2 anni saranno pronte. Quindi, a meno che non ci sarà un miracolo da parte dell'amministrazione provinciale, possiamo dire che la città di Penne, le sue scuole, i suoi studenti, i suoi professori, l'area Vestina, dopo tutto quello che ha avuto per il terremoto, è stata completamente dimenticata.